ottimo, che dolce, che siete cattivi ragazzi che mi fate vestiti così. Ma oggi io decido cosa fare e ho deciso che faremo shopping tutto il giorno. Sì! Shopping! Shopping! Ma sei impazzita! No, 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 come shopping? Noi vogliamo andare al mare! Al mare! Infatti! Andiamo al mare, nuotare, divertirci! Che noia! No! Giusto ragazzi? Sì! Ok, siamo d'accordo! Cari miei, ormai ho deciso, quindi shopping sia, e ho deciso di comprarmi un bel copricostume, un costume nuovo, che ne so, un bel materassino gonfiabile, poi delle collane, dei braccialetti, mi piacerebbe anche vedere altre cose, non lo so, come tutto questo shopping, ma non hai comprato una qualcosina, una collanina, una banana split. Ma quanti costumi ti vuoi comprare? 5 minuti, basta! Un sacco! Mentre camminiamo verso la spiaggia, che ne so, no? È caldo, voglio fare il bagno, papà, voglio fare il bagno! Anch'io voglio farmi anche la doccia! È 12 giorni che non mi lavo! Senti! Certo, certo, dai! Vediamo di muoverci! Voi venite dove dico io, avete capito? E spostatevi! Dai, tu forza! E shopping sì! Muovetevi! Shopping no! No! Lo sapevo, io non ci dovevo venire in vacanza! Dai, forza! Muoviamoci! No, andiamo al mare! Shopping, shopping, dai! No, shopping no, no! Dai, andiamoci, veloce! Ragazzi, venite subito fuori di lì e muovetevi, lo shopping ci sta aspettando. Più minuti perdete adesso, più minuti dovremo stare là, quindi muovetevi. Vabbè, c'è il peccato, cavolo, io volevo nascondermi. Tutta colpa tua. Colpa mia. Non voglio fare shopping. Piscina, bellissima. Guardate come si rilassa la gente. Noi non possiamo neanche fare un bagnetto. Io c'ho un caldo, scusi, mi butto. Fa caldissimo, cioè è luna e fa caldissimo. Andiamo, andiamo, dai, che sennò la mamma ci lascia qua. Muoviti. Più caldo. Tempo perdiamo e più faremo shopping. Hai ragione, ma un tuffettino, vi prego. Dai ragazzi, forza, muoviamoci. Su, forza. Ed è qua lo shopping. Pure le scale. Ah, basta. Giada, di qualcosa a tua mamma, digli qualcosa! Andiamo a far shopping! Pure lei ci sembra. Anche lei c'è proprio contro di noi! Guarda, il primo negozio è bellissimo, dai, entriamo di qua, vieni, dai, dai! No, dai, no, Ricky, io vi aspetto papà, qua fuori! Muoviti! Aspetto. No, no, dai, tutti dobbiamo venire! Dobbiamo venire tutti per forza! Sì, sì, dai, guarda che bello! No, io... dai, c'è la sfissia, già! Forza! Guarda, guarda quante borse, allora quante no, andiamo. Ma le borse no, ce le 100.000. Sì, infatti, sei piena di borse. Non bastano mai le borse di una donna. Tu le vuoi mettere? Io dovresti capire, tesoro. Ma non ci stanno in valigia tutte queste borse, ma cosa vuoi fare? Questa è bellissima. È impazzita, io non ce la faccio più. Vediamo, vabbè, facciamo anche un negozio e poi decidiamo. Intanto vado di qua. Guardate quanto è carino questo! No, questo è proprio per me! Ma che no, questo è per me, questo è bellissimo! Ma no, lo compro per me! Guardate, Vincenti, non è bellissimo! Andate via! Io, lo voglio io! Lo shopping è mio, decido io! E perché non lo compro via con te? Voi dovete stare pure muti, perché siete in punizione! Carinissimo, ragazzi, sto shopping sta diventando un delirio proprio. Sì, è vero. Ok, le mie prime coppe le ho fatte. Ah, questo ve lo finisco. Prime? Sì, che non ho voglia di portarlo. Certo, sacchettino e andiamo. Vabbè, è carino, dai, queste cappelline, guarda. È mio. Senti, no, lo voglio io. Eccoci qua al centro commerciale. Qui, ragazzi, dai, tenetevi il sacchetto. Io inizio ad entrare in tutti i negozi. Ma chi sta impazzita? È impazzita la mamma, sì, lo sapete voi, appena non capisce più niente quando pensa allo shopping. Shue. La mamma è inarrestabile quando fa shopping. E invece noi ci annoiamo da pazzi. Ma proprio
tantissimo. Io sto andando vero? In arresto cardiaco. No, aiuto. Aiutatemi. No, non cadere, non cadere. Non ce la faccio più. Ma la mamma è andata di qua o di là? Non lo so, non l'ho visto. Ma secondo me è andata di là. Ma dove? Cos'è di là? È di là forse è andata. O qui sotto, dai, andiamo. Dai, dividiamoci. Il sacchetto non è mio, dai. Ma dove vanno, ragazzi? Sono qua! Ah. Andiamo! Ah. Sali tanto! Forza, forza! Ci muoviamo? Devo prendere un retino. Un retino? Per fare cosa? Non lo so, può sempre servire al mare. Ma poi dai, i pesci pescati siamo noi. Esatto, qua. Muovetevi, dai. Mi sento proprio in trappola, mi sento. Andiamo al McDonald's. No, McDonald's. Io vado al McDonald's. Ok, direi che ho preso tutto quello che mi serviva. Ma cosa serve tutta sta roba? Poi mi porti ancora te il sacchetto. No, il sacchetto lo porti tu, eh. Grazie, porta tutto. No, Giada, tienilo tu questo che io non ce la faccio più. Sto morendo. No, no, vai, ho caldo, fammelo fresco. No, anch'io, io. No, l'ho comprato io. No, non l'hai comprato, tu l'hai comprato la mamma. E anch'io ho caldo. Allora, Giada, mi è venuta un'idea. Anche a me. Adesso andiamo a chiedere a papà una cosa, dai, vieni. Papà, non ce la facciamo più. Neanch'io ce la faccio più. Ci abbiamo avuto un'idea. Abbiamo bisogno di un'idea. Abbiamo un piano avuto. Malefico. Sentiamo. E adesso lo diremo. Vai, dillo tu già. Allora, vai. No, dillo tu. Va bene. Ok, possiamo prendere un monopattino elettrico e facile. Così non dovremo più camminare. Monopattino. Ma è un'ottima idea. Sai, quelli che fanno brum brum. E scappiamo tutti quanti. Esatto, e lasciamo qua il sacchetto che non lo vogliamo. Ma ci sono solo due posti nel monopattino. Vabbè, ma tu ci guardi da lontano, dai. Vabbè, io secondo la mamma. Va bene, dai, facciamo. Tu distrai, dammi i soldi. Tieni, dai, divertitevi. Grazie, papà. Stavamo mezz'ora di monopattino. Cosa? Monopattino? No. Giada è troppo piccola per il monopattino. Non è vero, no. E poi siete qui per fare shopping con me, carini. Ma no, papà. Ma ci annoiamo a fare shopping. Dai, fagli divertire un pochino, sti ragazzi. Ragazzi, mi dispiace. Se queste passaggi sono di muoviti, che ce ne andiamo adesso, mai più. Ragazzi, andiamo. Andate, scappate adesso. Dario, vieni a vedere le scarpe, vieni. Ma i ragazzi dove sono andati? Sono andati a mangiare un gelato. Guai a loro se prendono il monopattino, ti guai a te. Sarai tu quello punito. Vai, vieni a vedere. Andiamo. Andiamo a prendere il monopattino. È di là. Già da dove sono? È là, andiamo. Che non bello. Dovevo più camminare, fa shopping. Dai, mettiamo i soldi e partiamo. Dai. Si va bene. Si fa. Che bella orietta fresca. Dario, ma quelli erano loro con il monopattino per caso? No, non sono loro assolutamente. Ma sì che sono loro. Ma no, ma guarda che sono tutti vestiti uguali. Maglia azzurra, il cappellino rosa, quello con le orecchiette. No, ce l'hanno tutti uguali, ce li. Quelli sono proprio loro, guardali. Ma si sono fatti beccare, lo sapevo. Non mi devo mai fidare di loro. Lì, andate a farvi un giro e passano proprio qua davanti. Quasi me lo prendo anch'io il monopattino. Così li inseguo. Ma io? Dov'è che sono i monopattini? Che così la vado a prendere. Vai a fare il shopping. Pronta ad andare veloce. Ma io non c'entro niente, me l'hanno rubato i soldi. Non c'entra assolutamente nulla. Andiamo al McDonald's. Sì, che buono il Mac.
Doveva essere una bellissima giornata di shopping, invece, come al solito, le mie vacanze devono essere sempre un incubo. Ed è un po' colpa tua. Te li hanno rubati, no, sì, come no? Era una noiosissima giornata di shopping e adesso i ragazzi saranno in giro a divertirsi, ma non sono col monopattino. Non erano loro di sicuro. Quasi quasi vado anche dal parrucchiere, adesso ci penso. Una noiosissima giornata di shopping, ragazze, è così bello fare shopping. E poi è tutto meraviglioso, qui c'è il mare, c'è il venticello, si sta benissimo. Oh, li ho visti, sono là! Corri, Dario! Arrivo, arrivo! Vado a inseguirli io con il monopattino, tranquilla. Te lo devi dimenticare il monopattino. Col cavolo che anche tu prendi il monopattino e mi lasci tutti qui da sole con le borse. No, te lo scordi. Tu non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte. Non vai, ho detto che non vai. Ho detto che non vai. Ti ho detto che non devo andare. E adesso io sono qui da sola a fare shopping. Ma la carta di credito ce l'ho io? Sì, ce l'ho io, mi sa che chi se ne frega. La carta di credito è mia. Oddio, il papà ci sta inseguendo. Vero, Giada, ma secondo te è perché ci vuole fermare o perché vuole farsi un giro con noi? Secondo me è perché ci vuole fare un giro con noi. Sì, anche secondo me. Perché però ci ha mandato lui. Nel dubbio noi seminiamolo, non lo vogliamo. Dai, dai, scappiamo. Ah, il papà ci ha quasi raggiunti. Fermatevi. Fermatevi. Attenti! No! Ma che cos'è stato questo urlo? Oh no, sono caduto! Ma cosa avete combinato, Riccardo? Cosa ti sei fatto? Giada, poverino! Adesso la mamma cosa ci dirà? La mamma ci ammazza di sicuro! È tutta colpa tua che mi date i soldi! Io non ti devo dare i soldi! Aia! E tu lo sapevo io! Mi sono tagliato tanto, sapevo! No, è arrivata la mamma! Mamma, aiuto, aiuto! Aiuto, niente! Mamma mia! Aia, aia, mi si è spaccata la gamba! Guarda lì, guarda lì! Ma perché? Io devo chiamare anche la polizia e l'ambulanza e tutte le forze dell'ordine. Non ho neanche fazzoletti. Cioè, tu voglioli per il pranzo? Ma come toglierli per il pranzo? Tampone, taci! Ai, 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 ai. Adesso andiamo in hotel e disinfettiamo tutto. Amore, tieni, tieni forte. Tieni anche qua. Tutta colpa di papà e di Giada. Io non ci volevo neanche stare qua. Dario, metti giù la telecamera, che sono furiosa. Mettila giù subito. Non è colpa mia, eh? Certo, tu mi hai dato i soldi. Ma io non mi sopporto più. Io oggi non mi porto più in vacanza. La prossima vacanza la faccio da sola. Noi ce ne andiamo da soli, senza di te. Tutti in hotel, subito. Tutta colpa del tuo shopping. Tutti in hotel, forza. Riccardo, lo sapevo io. Vedete di muovervi e salire. Dovevi andare piano. Dovevi andare piano, te l'avevo detto 100 volte, l'ho pure inseguito. Dario, attento che le stai facendo male, dai, portalo in camera, per favore, dai. Ricky, non fare troppe scene, tu. Fa male la gamba sinistra. Mi avete rovinato la mia giornata di shopping. È tutta colpa del tuo shopping schifoso. Ed è colpa anche tua, papà. Sì, dillo, dillo, adesso le prendi. Aia. Se non ti fa male l'altra gamba, tra un po' ti farà male perché te la prendo a calcino. E adesso a noi, maledizione! Ok, eccomi qua. Ma no, mi sa che sei che rotta, è rotta. Te la rompo io! Riccardo, non fa tutte queste scene, smettila! Penso che sia rotta! Allora ragazzi, dai, il sangue sta andando via. Vediamo te, Giadina. La rotola spappolata. Anche a te, guarda. Dai, che sta andando un po' meglio. Giada, dai. Come stai? Te come stai? È sempre colpa della mamma e fare lo shopping. Colpa tua, Giada, colpa tua. Per favore, iscrivetevi al canale, mettete un like per sostenere questa madre che non ce la fa più, non può più sopravvivere. E chiamate gli assistenti sociali. Ma quali assistenti sociali? Ma magari ti portassero via. Hai 18 anni, Riccardo, non devi fare queste cose. Comunque, io vi chiedo una gentilezza. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanella.
Non fate mai quello che fanno questi due. Mi raccomando, non fate mai quello che fanno Giada e Riccardo. Non mai. Fate mai shopping. No shopping, giusto. È un super bacione. Ciao a tutti.